Questa volta c'è poco da rimproverare al Pescara, che sul terreno della vice capolista Crotone ha giocato con personalità e coraggio almeno per 70 minuti. Nel finale limeritata sconfitta, deciso di testa vitale su cross di Chiricò. Il rigore clamorosamente negato al settimo della ripresa con relativa mancata espulsione di Golemic ha inciso profondamente. In quel momento il punteggio era ancora fermo sullo 0-0. La prestazione offerta è stata di buon livello, biancazzurri compatti, aggressivi, pronti a sfruttare le transizioni concesse da un centrocampo, quello calabrese, troppo aperto e poco incline a fare filtro. Al Pescara è mancata la concretezza, la scelta migliore negli ultimi 16 metri. Il problema sta diventando serio. L'attacco è asfittico, spuntato, eppure Lescano continua a marcire in panchina. Nelle ultime 5 gare altrettante esclusioni dall'11 base e appena 19 minuti in campo. Caso gestito malissimo, prima dal tecnico, poi dal club. Ormai l'attaccante italo-argentino vive da separato in casa. Situazione senza dubbio paradossale. Gli ultimi gol degli attaccanti risalgono alla trasferta di Monopoli dello scorso 11 dicembre, De Saugus e Vergani. Negli ultimi 4 incontri appena 2 reti, peraltro realizzate da un difensore Cancellotti sul rigore e da un centrocampista Luca Mora. In generale tempi assolutamente grami, soltanto 4 punti su 24 a disposizione nelle ultime 8 gare e ben 6 sconfitte. In questo lasso di tempo, oltre a subire 14 gol, il Pescara ha segnato solo contro Virtus Francavilla, Monopoli e Latina, restando invece a bocca asciutta contro Catanzaro, Taranto, Picerno, Avellino e appunto Crotone. Sono numeri piuttosto preoccupanti.